Oh, push, push, push. Allora, taglio? Prego. No, tutti prego. Insieme. Prego. Come si fa? Così? Prego. Lo taglio veramente o lo volete intero poi? Cioè? Oddio, mi sei tutta storta. Dai, venite tutti insieme. Tutti, ecco. Come al matrimonio. Come al matrimonio. Noi siamo qua per la beneficenza che dura tutto l'anno, perciò non vorrei che tutti che vengono a comprare panettone si limitano solo di venire a comprare panettone, ma facciamo un sacco di attività durante l'anno, perciò è tutto l'anno, va bene? Non è solo Natale. Come si dice che Natale si diventa più buoni, io vi chiedo a tutti di essere buoni tutto l'anno e farci regalini e aiutare i nostri bambini tutto l'anno, ecco. E allora io vi chiedo a tutti di fregarvi della dieta e di venire a comprare il nostro panettone, perché così ci fate del bene a noi, a tutti i nostri bambini e anche a voi, perché un chilo di più non ha mai ammazzato nessuno. I fondi verranno utilizzati sempre per comprare delle attrezzature per la neonatologia, la terapia intensiva del Sant'Anna. Il progetto che stiamo portando a termine è quello di acquistare un apparecchio che serve per la diagnosi e il trattamento di una malattia tipica dei prematuri, che è la malattia della retina dei prematuri. Da noi in terapia intensiva passano circa 300 bambini all'anno e di questi, di quelli che ne sono più a rischio, cioè quelli che pesano meno di 1,5 kg, sono circa un centinaio. Questi sono quelli che devono essere controllati più attentamente, perché sono quelli proprio a rischio di questo tipo di malattia. Questa attrezzatura è un investimento abbastanza grosso, perché praticamente tra la macchina per la diagnosi e quella per il trattamento è un investimento da 120-130 mila euro. Noi ormai sono anni che abbiamo preso questa iniziativa a sostegno del reparto di neonatologia del Sant'Anna di Torino. Stiamo orgogliosi di questa nostra iniziativa, che ha portato un contributo, credo, veramente sostanzioso al rinnovo del reparto del dottor Farina. Basta rubare, capite? Dottore, non fanno bene. Sono buoni. Allora, chi lo vuole? 100 euro. Anche di più. No, lo puoi dire.